Lecce News 24. Politica, cronaca, sport. L'informazione 24 ore. Cari amici di Lecce News 24, bentrovati. Apriamo con la cronaca. È stata scoperta la scorsa notte al largo di Gallipoli una barca a vela con a bordo numerosi cittadini extracomunitari. Approfondiamo la notizia nel servizio di Andrea Franchini. I militari del Comando Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Gruppo Aeronavale di Taranto e del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno individuato e fermato a 6 miglia al largo di Gallipoli la scorsa notte una barca a vela di 15 metri utilizzata per trasportare illegalmente extracomunitari di etnia afghana. I militari, insospettitisi dal basso livello della linea di galleggiamento, hanno prontamente richiesto l'intervento di un'unità veloce del corpo che, una volta fermata l'imbarcazione, ha proceduto ad effettuare un controllo. Una volta a bordo, la sorpresa, stipati sotto coperta numerosi cittadini extracomunitari, tra cui numerosi minori. I conduttori dell'imbarcazione sono stati tratti in arresto e condotti presso il carcere di Borgo San Nicola. Ai cittadini extracomunitari, provati da un viaggio di lunga durata, sono state prestate le necessarie cure sanitarie ed alimentari. Sono in corso di svolgimento da parte delle Fiamme Gialle, in collaborazione con le altre forze di polizia, le procedure di identificazione. Lecce News 24. Voltiamo pagina e passiamo alla politica. Palazzo dei Celestini ruota di scorta per far quadrare i conti di Palazzo Carafa. Ha esordito così in una nota di questa mattina il segretario provinciale del PD, Salvatore Capone. Vediamo il servizio. Tuonano critiche da Via Tasso verso i palazzi Carafa e Celestini, dalla periferia al centro, dal segretario provinciale del PD Salvatore Capone ai protagonisti della politica locale Paolo Perrone e Antonio Gabellone, messi da qualche tempo ormai nel mirino. Nessuna attività di governo vera, afferma Capone, dopo che Perrone è finalmente riuscito a nominare una giunta dai grandi numeri e senza anima, abbiamo assistito all'inizio della seconda puntata nel palazzo accanto, Celestini. Il presidente Gabellone, dal quale ci saremmo aspettati maggiore autonomia e sensibilità istituzionale, ha accettato con orgoglio e direi qualche dubbio gli ordini di scuderia, rispondendo signor sì ai diktat di Paolo Perrone e dei capi del centrodestra, acconsentendo alla nomina di Dautili e Pepe. E continua ancora dicendo: cari Perrone e Gabellone, fate presiedere le giunte al ministro Fitto, integrandole con l'ordine del giorno costante di questi anni, occupare le postazioni senza la benché minima positiva ambizione di costruire qualcosa di vero per la città di Lecce e il Salento. Si accusa il centrodestra di essere orfano di contenuti importanti, ma come sempre è facile puntare il dito. Si osannano gli anni passati con frasi del tipo: vedere Palazzo dei Celestini negli anni scorsi ente autorevole e vero motore di sviluppo, oggi trasformato da Gabellone a mera ruota di scorta del centrodestra, è veramente mortificante. Lecce News 24. Un San Lorenzo molto particolare, quello che si è tenuto ieri fra le strade del centro storico leccese. È ritornato l'atteso appuntamento di Calici di Stelle, ma non sono mancate le sorprese. Vediamo il servizio. Lecce ieri si presentava più o meno così: turisti e non che affollavano le strade, tutti o quasi, col sacchetto di calice di stelle al collo e il calice fra le dita. Una schiera di sommelier pronti a servire oltre 100 tipologie di vino, tarallucci come vuole la nostra più antica tradizione, e man mano che passavano le ore un crescendo di allegria. Vuoi perché siamo ad agosto, vuoi perché era San Lorenzo, semplicemente perché il vino dopo un po' dà la testa. Ma buccia d'arancia, il tutto è finito troppo presto. A poco meno di mezzanotte si diffonde la voce che i calici erano finiti. Usiamo i bicchieri di plastica, avrà pensato qualcuno come me, ma i sommelier mi hanno giustamente risposto: non serviamo il nettare delle idee nella plastica. La soluzione non è stata difficile da trovare. Lecce è così bella che stimola la fantasia. Un gruppetto di amici agito così ha comprato direttamente un buon vino e l'ha degustato ai bordi dell'anfiteatro. Lecce News 24. La notte bianca di Specchia è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno. L'evento, che si terrà domani, giunge quest'anno alla sua sesta edizione. Vediamo il servizio. Sindaco, la notte bianca arriva anche a Specchia. Certo, come ogni anno il 12 di agosto si fa la notte bianca, questa è la sesta edizione e ovviamente noi abbiamo fatto tutto il possibile per farla uscire nelle migliori dei modi. L'assessore Stendardo, che è stato colui che poi ha in effetti coordinato tutto, si è dato da fare e quindi ovviamente lo ringrazio insieme a tutti gli altri collaboratori. Ci sarà musica, ci sarà teatro, ci sarà gastronomia, per cui per chiunque vorrà venire a farci visita c'è roba per tutti i gusti, insomma. Che cosa offriremo culturalmente il giorno della Notte Bianca? Beh, la Notte Bianca è un evento complesso che ha una serie di sfaccettature. Diciamo che oltre alla possibilità di scoprire il nostro bellissimo borgo, nei suoi monumenti, nella gente, nei luoghi di accoglienza,
c'è una bellissima mostra che è partita proprio il 1° di agosto ed è una mostra sul Salento in 3D, per questo è un evento molto importante. Poi vi sono degli angoli dove ci sono dei presidi letterari, poi è tutto da scoprire, insomma, oltre alle kermesse musicali, ai vari spettacoli musicali. Noi... Per il comune di Specchia, un assessore giovanissimo, proprio per le politiche giovanili. Sì, ho avuto questo incarico lo scorso anno, il 25 giugno, e quindi adesso mi occupo delle politiche giovanili, e quest'anno organizziamo la 6ª edizione della Notte Bianca, e il tema centrale è la terza dimensione della notte, perché è stata introdotta, è stata portata una innovazione di una mostra fotografica in 3D per la prima volta nel Salento, che riprende le bellezze architettoniche di tutto il nostro Salento. Un modo per rivivere le bellezze artistiche del Salento, tutte a Specchia. Sì, un modo per rivivere le bellezze artistiche del Salento, ma non solo, ci sarà anche musica, arte, innovazione, verrà portato anche un pannello della Cliopix che permetterà di proiettare delle foto in Piazza del Popolo e permetterà di connettersi ad internet gratuitamente a tutti coloro che saranno presenti quella notte. Lecce News 24. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Hai controllato la tua caldaia? Il caldo del tuo impianto è sicuro? Se la tua caldaia è ubicata nel territorio provinciale di Lecce, per il biennio 2010-2011, i responsabili degli impianti termici sono tenuti ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione. La provincia di Lecce ricorda che la corretta manutenzione dell'impianto migliora l'efficienza energetica e contribuisce alla protezione dell'ambiente. Campagna di sensibilizzazione a cura della provincia di Lecce, assessorato alle politiche energetiche. Per maggiori informazioni www.provincia.le.it. Archivia, elabora, digitalizza www.memar.it. I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism. Fooling the people, eh? Turning downtown into prison. It's ruled by God with bad ambition, yeah. I said we don't need your so-called elegance. Your world's packed into cellophane. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Lecce News 24. E come sempre concludiamo con lo sport. Lecce, per il bomber Daniele Corvia, meglio affrontare il Milan alla prima di campionato. Il servizio di Andrea Fanchini. Dopo la doppia seduta di allenamento è toccato al bomber Daniele Corvia rilasciare le dichiarazioni di rito. Attorno a noi c'è tanto entusiasmo e i nostri tifosi ce l'hanno dimostrato ieri al campo per il primo allenamento al Via del Mare. L'esordio contro la squadra di Allegri a San Siro ci darà una spinta ulteriore. Penso che sia positivo affrontare una grande squadra la prima giornata. Per l'esordio preferisco una big ad una concorrente diretta per la salvezza. Intanto giorni decisivi per il mercato dei giallorossi. In attesa di Marilungo o Binna si pensa di acquisire anche un'altra punta per non restare scoperti sul fronte offensivo. Si fanno i nomi di Nemeth e degli ex Di Michele e Chevanton. Lecce News 24. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Da Sofia Marzano, Lecce News 24, domani. Lecce News 24, politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Sash. I speak Sash. Sash. Do you speak Sash? Yeah! Sash è a Lecce, Maglie, Galatone, Martano, Galatina, Gallipoli, Shopping Center Bari Blu Trigiano, Ipercop Surbo.